Mi sento deluso, tradito dallo Stato italiano, così Walter De Benedetto commenta la notizia del referendum sull'eutanasia che è stato bocciato. Mi sono sentito tradito dallo Stato, mi sono sentito preso in giro dai parlamentari che hanno fatto questa manovra occulta con la manina zitti zitti, hanno aspettato che sia il Presidente e non ho mai visto per televisione la pubblicità ai referendum. Una bocciatura che tocca nel profondo Walter, affetto da una rara forma di artrite reumatoide, i cui dolori vengono leniti solo dall'uso terapeutico della cannabis. Senti Walter, ci hai detto qual è la tua paura più grande, rimane insomma questa paura? Rimane la paura di rimanere attaccato alla macchina senza poter più parlare, senza poter più dire la mia e non potermi andare. Ma che siamo matti? Ci saranno quelli là che lo faranno comunque, non serve una legge. La Corte Costituzionale, dopo la bocciatura sul quesito referendario che riguardava l'eutanasia, ha bocciato anche il referendum sulla cannabis, dichiarando inammissibile il quesito che aveva come obiettivo quello di cancellare il reato di coltivazione di questa sostanza. Proprio Walter era finito a processo con l'accusa appunto di aver coltivato cannabis, poi è stato assolto. Questo è legale e questo è illegale, questo fa male e questo non fa male, tanto una persona poi lo farà comunque, capito? E ci siamo persi, l'essere umano ha cambiato orizzonte, tutti stanno crescendo e fanno come l'America e noi, paese sciocco.